Auto e moto d'epoca alla Fiera di Padova è un'istituzione, con 37 edizioni all'attivo e la kermesse italiana del motorismo storico più conosciuta al mondo. Un evento che mette insieme oltre 5.000 vetture in vendita e punte di ben 130.000 visitatori, che spazia dalla compravendita di auto e moto alla presenza dei principali enti e club del motorismo storico, alla ricambistica, agli accessori, al cosiddetto extra settore, abbigliamento, automobilia, memorabilia, petroliana e tutto quanto gravita attorno al mondo degli appassionati di motori e vintage. La regia di un evento così ricco e articolato è di Mario Carlo Baccaglini, che in tempi non sospetti ha avuto l'intuizione e la lungimiranza di rilevare un evento di livello amatoriale e da autentico imprenditore trasformarlo in un appuntamento di respiro internazionale, tra le prime fiere al mondo per importanza e la prima in Europa per il mercato. Auto e moto d'epoca è l'appuntamento per gli appassionati, per comprare, vendere, sognare, incontrarsi. A partire da questa puntata, in attesa dell'edizione 2021 prevista dal 21 al 24 ottobre, Auto e Moto d'Epoca si presenta alle telecamere di Gentleman Driver TV. Il primo di molti appuntamenti durante i quali ne scopriremo passato, presente e futuro, dalla viva voce di chi davanti e dietro le quinte lavora tutto l'anno per renderla l'evento di eccellenza che conosciamo, un momento di cultura e confronto imperdibile per ogni appassionato. Abbiamo deciso di incontrarli proprio nel quartiere fieristico della Fiera di Padova, inusualmente vuoto. "35 anni fa ho iniziato questa avventura che all'inizio sembrava un gioco. Non conoscevo ancora il mondo dell'auto d'epoca, man mano poi che la cosa è andata avanti mi ha appassionato sempre di più. Devo dire che l'auto d'epoca ha questo fascino, il fatto di coinvolgerti piano piano. E una volta che ti ha dentro come un abitacolo, a quel punto non ti lascia più andare. Ed è una mania perché alla fine guardi le auto, cerchi di capire la storia, chi l'ha guidata e cerchi di capire come quest'auto d'epoca può continuare ad essere un oggetto di grandissimo fascino. La paura è sempre che questo enorme patrimonio che abbiamo vada disperso. Molta gente non ha ancora capito quanto la storia dell'auto possa continuare a fare la storia dell'auto anche in futuro." Una delle connotazioni principali, ma anche una delle anime di Automoto d'Epoca, è sicuramente quella commerciale. Nei 4 giorni di Automoto d'Epoca a Padova sono esposte più di 5.000 auto, di cui moltissime in vendita. Il mercato di auto e moto d'epoca è il motore dell'evento, grazie alla presenza di un'offerta vasta e variegata. Il posizionamento trasversale, dal piccolo commerciante locale al grande dealer di prestigio internazionale, fa sì che a Padova chiunque possa trovare l'auto giusta per sé e per le proprie tasche, che si tratti dell'amatore che cerca uno svago per il weekend o del grande collezionista. Automoto d'epoca 2021 sembra lontana, ma iniziate a sognare la vostra auto. I club e i registri, contribuendo alla valorizzazione del motorismo storico, di fatto ne rappresentano il pilastro portante. Non solo esprimono il lato conviviale, dinamico di questo settore, grazie agli innumerevoli eventi da loro promossi, ma soprattutto costituiscono una inesauribile fonte di competenze e conoscenze, essenziale sia in fase di acquisto che in quella di utilizzo del proprio mezzo storico. A Padova, ad Auto e Moto d'Epoca, ogni anno oltre 90 club ci consentono di scoprire e approfondire quel ricco patrimonio motoristico che è legato alla storia del nostro paese o a capitoli importanti della nostra vita. Spingi sul pedale della passione, troviamoci tutti insieme ad Auto e Moto d'Epoca. Il settore ricambi di auto e moto d'epoca di Padova è considerato in Europa il più grande per quantità e qualità dei prodotti esposti. È il mondo attraverso il quale si impara ad apprezzare e ad amare il proprio veicolo storico, a curarlo in prima persona, a conoscerlo in profondità. Mezzi di ogni tipo, a partire dai più semplici, danno la possibilità a chiunque, in base alle proprie capacità, di mettere mano ai veicoli, studiarli, conoscerne ogni aspetto.
un'arte da imparare nel tempo e da condividere con figli e nipoti nel proprio garage.